tutti, oggi siamo qui alla Western Cycling e loro praticamente stanno portando avanti questa iniziativa pubblicitario distensiva, nel senso che fanno questi sabati a porte aperte. Infatti appena siamo arrivati ci hanno dato questo, che è un depiantino pubblicitario dove loro praticamente dicono quanto funziona bene questo impianto, quanto loro sono bravi in questo pirogassificatore che funzionerà benissimo e che non farà assolutamente male. Dicono che comunque le emissioni sono irrilevanti rispetto al panorama nazionale, cioè è chiaro che su scala nazionale, dicono, le emissioni annuali sul territorio nazionale di CO2 l'incenerimento dei rifiuti emette solo lo 0,2%, cioè è chiaro, ma questo è un dato strumentale che viene messo per far vedere che comunque tanto fa tutto schifo, allora mettiamoci anche questi. Andiamo a vedere se ci permetteranno di fare le riprese e cerchiamo di fargli qualche domanda che ci possa aiutare a capire meglio. Sì, allora, abbiamo visto subito un bel tavolone tutto imbandito con varie tipologie di rifiuti che sono quelle che loro in teoria vorrebbero inserire in questo impianto, in questo pirogassificatore. Vediamo che praticamente la maggior parte di questi rifiuti sono riciclabili in realtà, e però ci sono anche diverse tipologie di rifiuti che ci possono essere dei dubbi sul fatto se siano pericolosi o no, e la legge dice che non si possono miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Per esempio queste carte, questo è un impianto hydropower per si ricicla. Questo è un accoppiato e anche questo si può. Plastico, stesso discorso, anche questo si può avviare l'estrusione. Legno verniciato. Legno verniciato, anche qui bisogna vedere se le vernici sono tossiche. Bisogna capire se è un rifiuto pericoloso o non pericoloso. Se sono vernici all'acqua si ricicla. No, i pannelli, chi fa il fucilare non vuole verniciato. Vediamo. Allora. Provenienza, bocceria, mobilifici, legno sporco, tecnico. Accoppiati, carta oleosa, etichetti, fici, questo si può passare nelle riparte. Carta assorbente. Carta purifici, tipografie. Anche qui bisogna vedere di cosa è contaminata questa carta, se è pericolosa o no. Io penso che forse prenderebbe a dire un po' meno. Accoppiato con papuna di stoffa, provenienza, tappezzieri, anche questo la gomma piuma e chi te la divide da questa a questa? Come la dividi? A mano? E quanto ti costa dividere a mano? Ma ci sono anche le linee di selezione manuale, sì, c'è le linee di selezione, certo, manuale. E questo lì come lo stadio? A mano? Quanto ci vuole un pistello? Economicamente deve funzionare questo. Deve funzionare, però siccome la legge stabilisce che il recupero di materia è più vantaggioso rispetto al recupero di energia, allora prima si fanno tutte le cose che comportano. Ma quando completamente non torna più, Luca, si trova il verso di farlo tornare. Ah, vabbè, poi ce lo dici te. Non ve lo posso dire io. Come no? Perché non ve lo posso dire io ora in 5 minuti. No, ma mi ha 5 minuti. Allora, bisogna.
investirci del tempo, bisogna investirci delle risorse, uno fa un piano alternativo. Però quello che è di sicuro è che la legge dice che prima si fa il recupero di materia, sì, e si fa tutto quello che è funzionale con le al recupero di materia. Tutto, io no? Non posso economicamente dire, deve tornare. Non mi potete far dire che questo non conviene. Io ora non lo posso sapere. Quando avrò fatto una valutazione, allora capirò cosa è meglio fare per questa cuscina. Perché allora, questo accoppiato plastica e cartone? Allora, questo si passa nel vetroparker. Praticamente. Si sfa la carta che c'è dentro, il resto, la plastica, rimane pulpe che va in discarica, rimane in galleggiamento, no? Che va in discarica. No, col paper ci si fa, col paper ci si fa le fibre corte. E come mai le cartiere non ce lo prendono? Ma scusa, tutta questa roba che ti dici vanno di le cartiere non lo vogliono. E le cartiere non lo vogliono perché il materiale è sporco ora. Voi dovreste fare la selezione. Adesso sta facendo la selezione. Ma la selezione dopo andiamo a vedere come la fanno. Allora, queste carta e con dei prodotti chimici, delle concerie dove ci sono i tannini, se c'è stato solo tannini e mimosa, sono non pericolosi, quindi si e dove si male? Aprire il riciclaggio. Come? Dove? Anche la cosa. Dove? Questo qui si fa. Ma la cartiera non lo vuole, ce lo manda indietro la cartiera. Questo qui in cartiera non lo vuole. Se questo in cartiera non lo vogliono, quindi è perché è sporco. Sì, certo. Oh, allora, no, se è sporco, perché è sporco, voi dovete attrezzare per pulirlo. E come si pulisce un cartone sporco? Questo qui come si pulisce? Questo qui si passa nel vetroparker. E il cielo fa anche c'è, come si stacca? Con il vetroparker si stacca. Però le cartiere non lo vogliono, questo qui, eh? Ora così no. Ah, e ora quando? Così no. Quando è passato nell'idroparker, che c'è la carta da sé, la plastica da sé, l'idroparker chi ce l'ha? L'idroparker ce l'ha la Promeco. Ce l'ha la Promeco e in Lombardia. Ah, io devo portare anche solo a Lombardia. No, devi installare l'idroparker qui. Ah, ok. La carta della Brasile, delle smeritatrici, non arriva una cifra. Bisogna vedere di cosa è sporca. Bisogna vedere cos'è che ha a braso. La pelle. La pelle. Nella pelle c'è il cromo. Ci può essere o non ci può essere? Allora, se c'è il cromo è più pericoloso. No, assolutamente no. Assolutamente no. Assolutamente no, il cromo è pericoloso, il cromo 6, non il cromo 3. Chi te l'ha detto a te se c'è il cromo è pericoloso? Non è assolutamente vero, è una falsità. Allora, se il cromo non è pericoloso, questa qui praticamente, questa la possiamo disaccoppiare. Come? La carta abrasiva la disaccoppia? La disaccoppia la carta abrasiva? Nell'idropower? Sì. Nell'idropower? Sì. Vabbè. Allora, l'idropower. Questo? Questo è il poliuretano, questo si può avviare l'esplosione. Questo qui glielo levi a mano anche così com'è si mette un impianto di esplosione, si può vedere l'ago, si può vedere l'ago, per esempio e ci si può fare un si può avviare praticamente a sottoriciclaggio per fare un granulato che poi può essere utilizzato per fare per vari scopi a seconda della densità. Segue. Allora, di tutta questa roba di questo tavolo ci interesserebbe sapere in particolare come avviene il processo di selezione. Ciao. Siamo qui con Maurizio Gianni che ci spiegherà un po' come avviene il processo di selezione all'interno della Waste Recycling. Allora, i camion che arrivano vengono scaricati sotto questa settoia, viene fatto subito un controllo, c'è un operatore che controlla il contenuto del carico rispetto al formulario che l'autista ha a mano, quindi deve fare un controllo per verificare la veridicità fra il formulario e il carico. Dopodiché viene fatto subito una considerazione se quel carico lì è particolarmente o ha un senso avviarlo all'impianto di selezione, oppure i rifiuti sono in condizioni tali che perché troppo sporchi, perché non c'è materiale interessante da recuperare, viene accantonato in un'altra zona e poi spostato in un altro capannone e va direttamente in discarica. Comunque, concentriamoci su quelli che vanno avviati all'impianto di selezione, quindi sono quelli lì. Ecco, allora, quelli sono rifiuti che arrivano, diciamo, tal quali. Ok.
c'è quella tramoggia, quel ragno. Il ragno prende il coso, la tramoggia lo porta lì, porta su e quello è un vaglio. Questo qui, questo è un birrovaglio. Ok. Che perde tutte le polveri fini, terra e quanto di minuto. Che non ha senso avviare l'impianto di selezione perché. Allora, possiamo spiegare come funziona un tritovaglio per le persone? Vibrovaglio. Se poi si sale sopra si vede meglio. In questo caso il nostro vibrovaglio è un vibrovaglio a gradoni dove i rifiuti subiscono una ricaduta continua su questi gradoni, vibrano e nel ricadere e vibrare dovrebbero essere scossi e perdere il più possibile con queste frazioni minute. E non ha senso appunto avviare l'impianto di selezione. E ora nella cabina di scelta. Ora si va nella cabina di scelta. Quindi praticamente questo è un processo di selezione dimensionale. Che vuol dire? Dimensionale vuol dire che separa la roba più grossa da quella Bravo, più piccola. Perfetto. Ma non è un processo di selezione qualitativa. No. Cioè non è che separa vari flussi di materiali, no, le plastiche lì, quello arriva dopo. Okay. Questo è solo se te vedi quello che casca da quella tramoggia è il sottovaglio. È il sottovaglio. Ok. Si può andare in cabina? Sì. Sono dei gradoni che partono alti da lassù e a mano a mano cadono, ribaltano e perdono quella frazione fine sottovaglio che lo vedi meglio da questa altezza. Okay. Poi da lì il rifiuto tramite questo nastro che se sale lì lo vedi. Da lì guarda Gabriele, puoi salire qua su. A questo punto i rifiuti vanno in cabina di cernita. Allora, questi vanno a finire, questi qui che riprendiamo vanno a finire in cabina di cernita, mentre invece il sottovaglio va a finire in discarica. Ok. Allora, ora entriamo nella fase di selezione manuale. Allora, cabina di cernita, ci sono gli operatori, seleziona. Il cellophane, la carta, il legno e la plastica. Quindi solo l'occhio umano può distinguere un pezzo di carta da un pezzo di legno da un pezzo di plastica. Quindi gli operatori, man mano che gli passano i rifiuti sotto il naso, recuperano la materia che gli compete in virtù della tramoggia che hanno vicino. Poi, si mandano un impianto che hanno delle macchine e li sbucciano, dividano il rame e certo, sì. Che capta il materiale ferroso lì e lo sgancia di qua. Qui è un'altra l'altra operazione meccanica che viene fatta automaticamente perché l'operatore può non toccare il ferro perché lo tocca la mano. E quelli vanno dal ferracciaio di turno e poi li rimandano in fonderia, eccetera, eccetera. Tutto quello che avanza. La vita però recupera soltanto il ferro. Infatti l'alluminio te l'hanno levato a mano. Nemmeno l'acciaio però. Lo levano a mano. L'acciaio non lo piglia. L'acciaio è la calamita. L'acciaio lo capta. Come no? L'acciaio non ci rimane attaccato nella calamita. Comunque, i metalli non ferrosi li tolgono a mano, ma ne arriva talmente pochi che non è neanche. Guarda. Ok. Questa è la produzione di stamattina. Il cielo va a finire qui. Quindi questa roba qui poi va tutta rivista a mano. Vedi quanto sporco c'è nel mezzo. Eh sì. Purtroppo la calamita se c'è un affare. Se c'è metallo, cellophane, la calamita prende tutto. Quindi sì, questo sì, di sì, fatto sì. Va rivista a mano. Sì, sì, ma per esempio noi abbiamo visto un impianto ad Arese che è in grado di separare queste cose qui. Loro addirittura trattano il Carflaff. Il Carflaff è un materiale estremamente eterogeneo. Ma noi quindi, così va bene. Così va bene, ma se poi ci trovate tutti l'accoppiati. Che c'entra? Ma questo si rilevano a mano? Questo in ogni caso va a recuperare. No, ma va bene, ma diventa più costoso. Computer che fa alzare questa portella, automaticamente parte quel nastro trasportatore, scarica il materiale sul nastro, va alla pressa. Luce.
la pressa di carta, la pressa di cellophane, la pressa di legno.